aveva fatto parte. Anche del no, progetto, io non sono ricorda. Qualche rettifica sicuramente ci sarà. Itacer, non so se vi ricordate di questo satellite. Funziona. Questa è la classica domanda. Vola. L'ho sentito. Vola ed emette qualcosa. Sì, emette qualcosa. Diciamo che non è più controllabile per quanto ne so. Cioè, anche meno. Ma mi sembra che è la telemetria. Sì, telemetria, però non fa il solo quello che, per il quale è stato poi progettato. Allora, intanto parliamo del 1989. L'idea è iniziata, è partita da lì, sulla base, ha già parlato Paolo prima, di una classe di satellite della serie Microsat, inviati da l'AMSAT Nord America. C'era già l'esperienza di alcuni satelliti progettati e lanciati da loro, e si basa su una struttura di modulare avente più o meno le dimensioni di 23 cm parallelepipedo, o meglio anche un cubo di 23 cm di lato. Qua vediamo un attimino se riesco meglio. Allora, questo qua era il primo prototipo di Tamsata, quello grezzo, quello per iniziare a fare i primi test. 5 moduli, noti come, per noi almeno, noti come frame, 5 moduli che dall'alto verso il basso, ognuno aveva, intanto ogni modulo aveva una sua caratteristica, una sua funzione. Dall'alto avevamo la parte ricevitori, sotto, anche se qua sono messi in sequenza un po' diversa, c'era il modulo esperimenti. Nella parte centrale il modulo più pesante, che era il DCR, cioè le batterie e il sistema di ricarica delle stesse. Successivamente la CPU, che aveva doppia funzione sia di controllo del satellite stesso, sia di dare una funzione a questo satellite. Nel nostro caso era di store, cioè immagazzinamento di dati, una specie di BBS volante, in poche parole, che lavorava, tra virgolette, in packet. E oltre al controllo, dicevo, è appunto la funzione del satellite stesso. Alla base invece c'era la parte dei trasmettitori. I ricevitori, dicevo, erano nel caso di Itamsat in 2 metri, 145. Sotto avevamo invece la parte dei trasmettitori, quindi 4,30. Questa è la versione, tanto per fare un raffronto, la prima versione grezza di studio è quello che è stato poi il satellite finale. Non doveva avere questa forma, ma ci ritorniamo fra un po'. Questo è proprio in fase di prelancio, anzi, come accennava prima Paolo, con l'evoluzione eccetera eccetera, la normativa prevedeva la copertura dei pannelli del satellite con dei pannelli di protezione, rimuovo before fly. Questo invece senza uno dei pannelli fotovoltaici, dove si vede un po' la struttura, i vari frame e i collegamenti dei vari frame. Paolo, magari puoi spiegare tu un attimino com'era la concezione. Il concetto di modularità era questa era la bellezza dell'ingenuity dell'AMSAT. Si trattava di costruire dei moduli, ognuno facendo una funzione. I moduli da poi si raccordavano con questo flat, che poi era un DB25, poi ve lo faccio vedere che è là. E questo cosa si implicava? Implicava il fatto che gruppi diversi, di diverse parti del mondo, autonomamente, potevano sviluppare il proprio modulo avendo lo stesso tipo di interfaccia. Una volta creato il modulo, bastava metterli insieme, attaccarli e inglobare un software più alto livello che lo facesse funzionare. Tutto questo appunto in poco più di una ventina di centimetri. Per questo Microsat è un termine coniato apposta per stare nei limiti di carico sviluppati da ESA. Quindi fa conto che questo qua è più di 4 volte un CubeSat, ma molto più, vedrete, molto più sofisticato. Sì, poi il discorso della modularità andava molto bene proprio per avere più gruppi, più team di lavoro. Ognuno poteva concentrarsi, volendo, avendo 5 magari team, poteva concentrarsi sul suo modulo e farlo lavorare indipendentemente oppure assieme, grazie a questa frat che poi la si riflette più o meno nei computer in sostanza, e un DB25, vari DB25 per il collegamento.
Allora, diciamo, torniamo un attimino a guardare come era composto. Qua abbiamo la parte superiore del satellite, purtroppo la qualità delle immagini in alcuni casi è un po' scadente perché è tratto da un video, e la parte superiore, la copertura superiore del satellite con i pannelli, al centro il supporto per l'antenna a nastro, chiamano come vuoi, per quanto riguarda i ricevitori. Al di sotto di questo pannellino, questo è il modulo sempre di test iniziale, le prime prove. Dovrebbe esserci l'ARC, che è il modulino che ha concepito qua Paolo, il collegamento del frame, più i vari ricevitori, il duplexer, eccetera. Sotto, vediamo un attimino, questa invece è la versione di volo, quello finale. Da dire, i frame. Allora, il frame è ricavato, sì, intanto è in lega di alluminio, ricavato da un blocco fresato, quindi ogni frame è un pezzo unico, non saldato, ma ottenuto appunto da un monoblocco. Di Intelsat ce sono stati fatti due, uno di engineering, diciamo, e uno di volo, uno per i test e uno poi quello che è stato poi lanciato nel 1993. Dicevo, 5 ricevitori, dopo se vuoi entrare tu un attimino a parlare, io mi sono occupato della meccanica, dopo se c'è qualcosa di elettronico meglio che parli Paolo. La caratteristica del frame, che il modulo base era alto 4 cm per 23, dicevamo, di lato, al suo interno si poteva sviluppare come si credeva per quanto riguarda i circuiti stampati. La cosa poi utile è stata affrontare varie problematiche di meccanica, oltre che di elettronica, trovare il massimo sfruttamento dello spazio che si aveva a disposizione, quindi fare delle simulazioni, parliamo di tra il 1989 e il 1993, quindi si sviluppavano i primi computer, home computer, i primi sistemi CAD, non c'erano tutte queste cose già pre-confezionate che ti danno già la collocazione, diciamo, dei componenti, quindi ci siamo ricreati a CAD i componenti, le schede, e abbiamo calcolato quelli che erano le possibili interferenze meccaniche, in mio caso. Andiamo avanti, dopo il ricevitore si scendeva, qua è il modulo esperimento che hanno adottato alla fine su Itamsat. Claudio, sì, Claudio, scusa, Paolo, ci può dare una descrizione, perché mi pare era un modulo a 9006 di trasmissione. In realtà doveva esserci un'altra cosa che vedremo un attimino più avanti, non è in successione. Modulo VCR, ovvero la parte più pesante, costituita da 8 accumulatori, se ricordo bene era un nickel cadmio, quello che c'era il litio, e tutto il sistema di gestione di ricarica delle batterie e controllo dei pannelli fotovoltaici. Tra le batterie space rated, cioè batterie fornite dai nostri colleghi di AMSA Nord America, perché non puoi montare batterie qualunque. Sì, equivalenti, tarate, equilibrate, eccetera. Quindi arrivavano, non dovevano essere fornite da AMSA, certificabili, quindi ESA le accettava, perché non era più il lavoro di garage. Sì. Poi vediamo un attimino aperta il modulo. Su una parte c'era un plate, un piatto sul quale erano ancorate le batterie, una serie di cavi, di collegamenti. Mi fermo un attimo sui collegamenti. Per me è stata un'esperienza un po' particolare, come ho detto con il mio I collegamenti dei fili non venivano fatti con la classica saldatura, ma venivano varappati. Come vedete negli amplificatori di una certa qualità, valvole, eccetera, c'era il perno sul quale veniva, tramite una pistola particolare, venivano appunto tra virgolette grappati, cioè venivano avvolti e i contatti erano multipli sugli spigoli praticamente del perno. Questo dà una maggiore garanzia in fase di lancio, proprio per evitare possibili distacchi di questi fini con dovute alle filtrazioni in fase di lancio.
e qua abbiamo scoperto che non si potevano appunto saldare. Noi abbiamo fatto un primo test su osservatorio, a quale avevamo ospiti e via ce n'era poi più avanti, e abbiamo scoperto che appunto con le prime prove che abbiamo fatto di vibrazione abbiamo fatto sì la valvatura, ma siamo andati oltre, abbiamo anche provato a saldare e lì ci sono stati i primi distacchi, quindi è stata un'esperienza negativa che ci ha fatto capire. Si stacca lo stagno? Sì, è troppo rigido, mentre così dà una maggiore flessibilità. Quindi voleva solo avvolto e bastava solo per farlo. Questa è una piccola parentesi pratica che dovrebbe ci siamo scontrati con la realtà. È una cosa che non pensi, non fai quella roba. Sì, non hai l'esperienza, non avevamo l'esperienza, quindi non siamo nati per... E io ho visto fare le temperature. Per lei? Quelle temperature, le calde, e dopo l'ha accennato prima Paolo, ci sono una serie di test, oltre a quella di vibrazione, anche nella camera vuoto, dove viene fatto un ciclo di temperature positive e negative, abbastanza estreme. Mentre il satellite viene lasciato funzionare per 4 giorni, almeno così io ricordo, non ho fatto del test. Ci sono dei sensori comunque di temperatura all'interno, i dati telemetrici poi li rivelano. Questo è il modulo definitivo, c'è una copertura in carton, se ricordo bene, una specie di pellicola adesiva particolare. Particolare, purtroppo sfogato, purtroppo certe immagini veramente sono terribili. Allora, al di sotto, come supporto diciamo degli accumulatori, c'era un plate di circa, se ricordo bene, 5 mm, con delle scanellature. In queste scanellature venivano posti dei magneti, che avevano una funzione praticamente di controllo dello spin, cioè della rotazione intorno all'asse Z del satellite, per frenare il ribaltamento del satellite. Siccome non ha un sistema di attitudine il satellite ITAMSAT attivo, ma bensì di tipo passivo, lui sfrutta il campo gravitazionale. Questi magneti avevano la funzione di smorzare l'arrotolamento sul proprio asse. Se esso non fosse stato messo, il satellite avrebbe rotolato sempre più velocemente. Perché farlo rotolare? Perché se no l'ITAMSAT avrebbe avuto uno o un paio di lati sempre esposti al sole, rischiando di surriscaldarlo. Qua si dà un effetto girarrosto a diciamo, velocità controllata. Se ricordo bene, la velocità di spin era circa un giro al minuto. Quindi molto bene. Quindi discreta discretamente la dissipazione. Passiamo al modulo CPU, computer di bordo. Lui sta parlando della meccanica, magari bisogna fare un attimo un discorso sull'architettura dell'orbita dei Microsat. I Microsat sono satelliti che sono stati pensati per lavorare su un'orbita circolare, altezza di circa 800 km, quindi non è un'orbita bassa, quindi sono più del doppio rispetto a quello che sta volando la ISS, faccio un'idea, ma è un'orbita relativamente tranquilla. Tranquillo però, fino ai 1200-1500 km siamo fuori dalle cosiddette fasce di Van Allen. Siamo comunque in una zona in cui la gravità terrestre è buona, di conseguenza la semplicità del sistema Microsat era quella di utilizzare due fattori importanti per l'altitudine. La prima era molto importante, è l'orientamento sul campo terrestre. Per farlo la struttura di ITAMSAT era semplicemente tenuta insieme da quattro barre magnetiche che erano le quattro viti di fissaggio dei moduli che avete visto allo stack. Quindi il satellite seguiva il campo magnetico terrestre con i magneti. Cosa succedeva? Che quando era all'equatore stava così rispetto all'equatore, quando arrivava ai poli si ribaltava perché il suo coso faceva così e poi tornava indietro. Ma rotolava, no, in senso verticale.
cioè all'equatore stava dritto rispetto all'equatore, man mano che andava sul polo nord girava, quando arrivava al polo nord si ribaltava e poi ritornava a risalire per l'emisfero successivo. Il risultato è che questo qua è il primo, la prima posizione, cioè il magnete lo tiene agganciato al campo terrestre. Il problema è che quando tu lo lanci, comunque il satellite per problemi di temperatura, quindi termico, il satellite deve essere sottoposto a quello che viene chiamato il girarrosto, deve cucinare con cura, no? In tutti i satelliti questo viene fatto imprimendo una rotazione nel momento dello sgancio. Noi questo non ce l'avevamo, o meglio, il sistema di sgancio poi era molto bello. Semplicemente usciamo dal nostro sistema e andiamo nello spazio. Come facciamo a imprimere una rotazione senza avere motore, senza avere niente? Perché tutto quello che è motore consuma. Semplicemente abbiamo le quattro antenne della parte bassa del sistema che erano a nastro per il downlink, cioè per il 430, che sono dipinte semplicemente di bianco da un lato e nero dall'altro. Fanno da vele solari. Il che significa che io ricevo i fotoni dal sole, che non mancano mai, e imprimo un movimento di rotazione. Se questa è nera e questa è bianca, sulla bianca ricevo il corpo e comincio a girare. Man mano che ruoto, ho l'altra antenna bianca, spingo, arriva l'altra, così. Questo qua è in prima rotazione, perché il vento solare esiste, no? Cioè, il problema, che l'ho detto prima, era che alla fine avremmo ruotato come un spazio. Quelle barre messe in mezzo facevano esattamente la legge delle tre dita nel campo magnetico. Interagivano con la rotazione indotta dal coso sulle linee di campo del campo magnetico. Di conseguenza, tutte le volte io tentavo di andare più veloce della barra, la barra faceva un'azione magnetica completamente contraria. Il risultato, equilibrando la struttura e le superfici, diciamo che l'avevamo già collaudato, siamo arrivati a un giro dietro. Le barre erano messe là. Quindi tutto assolutamente passivo. Passivo, però non era possibile influenzare esternamente, cioè dare un comando da giù? No, passivo. Tutto passivo. Cioè, era uno dei limiti. Sì, però come avete fatto a testare questa cosa qua? Noi abbiamo sfruttato la tecnologia già lanciata dai primi quattro americani, no? E abbiamo riprodotto la stessa meccanica. Quella che invece ha fatto gli americani era una simulazione dinamica che avevano fatto grazie agli studi che avevano fatto la NASA. Li aveva fatta qui John King e Dick Daniels e V4FRB. Che tra l'altro le scanalature sono di piuma, da quanto mi risulta per i TAMSAT sono state utilizzate quattro magneti, quindi probabilmente sull'esperienza degli americani loro ne avranno montate di più e avranno visto che l'effetto freno era superiore al volume, perché come il gruppo di Milano è stato distribuito i calcoli, poi ti trovi troppo. C'è da dire una cosa che conta molto anche il fatto della struttura di per sé. Considera che noi avevamo, rispetto agli americani, un modulo esperimenti praticamente vuoto. Alla fine, invece di essere pieno come doveva essere, era un modulo vuoto, quindi mettere dentro tante barre non serviva perché la nostra massa era minore. Allora, andando un attimino avanti, passiamo al modulo computer bordo CPU, concepito, realizzato da Paolo, di cui abbiamo un esempio. È costruito, insomma. Questo è. Beh, questo lo facciamo girare un attimino, tanto per capire. La plastica non si può utilizzare, quindi Teflon per fare ad esempio gli spessori, i supporti, al di là dell'alluminio che è la struttura madre, diciamo, tende a sublimare, quindi è stato usato il Teflon. Questo realizzato con macchina controllo numerico. Abbiamo studiato parecchio assieme, lui logicamente dalla parte elettronica, cercavo tutte le interferenze possibili dei suoi componenti che non, in parte erano, credo, SMD, ma in parte erano... Si iniziava. Quella è l'equivalente della scheda di volo di ingegneria. Questi invece sono i due moduli che abbiamo fatto per verificare che funzionassero. Cioè, prima di far quello, per capire le dimensioni, la parte di zoccoli, tutti i componenti erano completamente, cioè quei buchi. E questo, quei quattro circuiti stampati devono stare in nel frame da 4 cm.
hanno preso poi una separazione metallica che veniva messa in mezzo. Questa roba vecchia, nel senso, infatti manca a certi parti perché poi devono utilizzare i manchi come così. Però torno a ripetere, questo è stato uno dei moduli, insieme poi all'ART e al trasmettitore, che sono stati fatti proprio a Trieste. Quello che mi dispiace è che il frame arriva dopo che lo porta Carlo, o un frame stato, non fatto di quei freni di volo, ma fatto da un altro animatore di Piacenza, è praticamente uno, cioè, non è scavato dal pieno ma è stato alluminio piegato e sfumato, per cui vedete che la CPU sta esattamente dentro il modulo. Ecco, questo è un altro, una delle simulazioni che avevamo fatto al CAD per vedere di integrare in quei 4 cm tutti i componenti. E quello che poi alla fine è il risultato finale. Le stesse cose che avete in mano, viste appoggiate, e qua già c'è un primo assemblaggio con i collegamenti il problema delle vibrazioni, non si potevano montare connettori con una scheda e l'altra, quindi eravamo con i flat da una all'altra, quindi qualunque vibrazione di una scheda non veniva portata all'altra. Ah, isolata come vibrazione. Sì, in certi modi, logicamente VCR dovevamo avere dei fili, ma bisognava cercare di ridurre al minimo proprio queste possibilità. Ecco, questo è un esempio dell'integrazione. Qua siamo in fase di prelancio, modulo trasmettitore e computer di bordo. Qua le quattro barre che poi accennavo prima Paolo, che servivano, avevano la funzione di assemblare e di tenere bloccato praticamente tutti i vari frame e costituire poi la struttura portante del satellite. Sono barre filettate in acciaio. Modulo trasmettitore, anche questo come la CPU, concepito, studiato, sviluppato, costruito, assemblato dal gruppo di Trieste. Non ho detto una cosa, principalmente erano due i gruppi, uno a Milano, che era il team leader, diciamo, e il gruppo di Paolo, noto come TS Team allora. Grazie all'intervento di Paolo, che è stato introdotto, penso, nel gruppo milanese, gli vengo di qualche consulenza, dopodiché dalle mie parti si dice chi tocca il bambino diventa padrino, si è beccato una grossa parte di responsabilità. La storia vera è la colpa del professor Giancarlo Dalla Porta, quella di Italia 3D AI, che era uno dei consiglieri dell'ARI. Durante una manifestazione a Padova, lui ogni anno organizzava un incontro di amatori per lo spazio, eccetera, a Padova, nella fiera, e faceva arrivare personaggi importanti. Mi ricordo che in una di quelle occasioni andammo a cena e mi dice: stasera ti devo raccontare, devo chiedere una cosa importante. Vabbè, ci metti a cena, ci mettiamo sul tavolo, e dico: questo qua chi è? Ma te lo presento, si chiama Karl Mainzer. DJ4ZC, abbiamo cenato con Karl Mainz, parlavamo così di cose, lui raccontava delle robe incredibili, sai, così. Poi c'era anche ovviamente Alberto Zagni, di qualche duro, fa: beh, te la sentiresti di partecipare a costruire un satellite? Beh, al primo momento ho detto: why not? Nel senso, box, se ci sono loro, lo parlo anch'io, no? Ed è nato tutto così. Da là poi si è sviluppato un po' di comunicazione, di cose, anche se non glielo augurerei più a nessuno. Fare un satellite in quel modo là, abbiamo imparato tante cose, ma abbiamo anche macinato molto amaro, molto, 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 molto amaro, soprattutto perché c'era di mezzo l'ARI, penso, purtroppo, lo dico, non faccio critica. Sì, era un progetto voluto. Per fare solo un esempio. Politicamente diciamo dall'ARI. Il russo viene in giro perché paga l'AMSAT americano. Io per avere i soldi indietro per i viaggi che avevo fatto, per portare la roba, eccetera, fra l'altro ero esposto perché restituivo a loro i soldi ma non li avevo io, ho avuto una benedizione dove avevo mandato 4 lettere a Sergio Pesce, ricordo di buon Italia 1.35, che alla fine mi mandò i soldi, ma a satellite lanciato, tutto già fatto, tutto cose. Non sono belle cose, perché i soldi c'erano. C'erano due, mi ricordo, erano due sponsor. Uno era Rotary Club di Milano, Coca-Cola, poi tutti i soldi, ci vanno a vedere grandi cose, poi alla fine quelli che sono vicino al cuore vanno.
le cose più lontane sono problemi proprio della circolazione periferica. Peccato, perché posso dire che la CPU mi hanno chiesto di fare, noi dovevamo, ero partito con l'idea di fare i trasmettitori, mi hanno chiesto di fare la CPU perché il gruppo di Milano ha fatto la CPU, non funzionava. Allora ho detto, potresti fare la CPU, ma io non lo sapevo. Ho fatto la CPU, abbiamo montato insieme con altri, una volta c'era anche il coso, con i ronchi. E ho fatto la CPU, gli mando i circuiti da fare, questi qua proprio, a Milano, li fanno, li montano. Dopo un po' mi arriva una telefonata, fa, ah, però funziona. Come però funziona? Sì, perché quella che abbiamo fatto noi non funzionava. L'ho saputo dopo, che avevano fatto una roba frappata grande, un metro quadrato, e non andava. Però noi siamo sempre stati, noi, io e tutti gli altri qua, siamo sempre stati considerati peggio dei calzini. Però le nostre soddisfazioni. Okay. Dopo il suo incontro, evidentemente è venuto a trovarci in una delle serate che usavamo fare dopo l'incontro del giovedì, del venerdì all'Ali, via di là, perché era più politica che altro, andavamo a parlare di qualcosa di più concreto, più da makers, e si andava in una trattoria lì vicino, in via dell'Istria, se ti ricordi, e là ci ha comunicato questa sua pazza idea di coinvolgerci, ognuno per le proprie attitudini. Io ho qualche attitudine sulla meccanica, proviamoci. Ma ero più interessato a vedere come l'ha fatto, a vedere un po' i disegni e iniziare a studiarli, dopo da lì mi ha trascinato a Sandro Piuma, è stato molto molto... Non farmi sentire in colpa. No, assolutamente. Per quanto, dopo capiremo perché, è stata un'esperienza, come diceva Paolo, un po' negativa. Sì, forse nella sua conclusione, però sono maturate tante cose a mia conoscenza personale. Mi sono buttato, ad esempio, nel CAD, cosa che all'inizio quella volta non ci avrei neanche pensato. Poi, vabbè. Modulo trasmettitore, anche qua, torno a ripetere, il modulo fatto da Trieste, sviluppato da Trieste, due trasmettitori TXA e TXB. Primo prototipo, molto grezzo. Sì, praticamente identico a quello che vedete qua, simulazione, esploso, eccetera. Praticamente guarda, no? Vabbè, qua doveva funzionare, doveva essere provato, non so se questo l'avrei messo su... da qualche parte in cima. Sì, modo, no, questo qua era qua a casa. Che quanto fa? Vai, sentite. Sì, no, faccio girare intanto tempo di spiegare. Sì, un watt e due al picco. Questo è abbastanza complesso perché doveva fare da supporto a tutto il satellite, soprattutto in fase di lancio, oltre a tenere la parte trasmettitore. Quindi ha tutta una serie di cose in più e spazio in meno. Ovvero, al centro c'è un vano, dove tenere la molla di spinta, la molla cosiddetta di sgancio del satellite, la vedremo poi per o meglio in qualche foto, qualche particolare. Questo è il frame al di sotto, quindi tutta la struttura logicamente più rigida, più rinforzata per riuscire a resistere, diciamo, alla spinta iniziale e a tutte le vibrazioni in fase di ancoraggio sul sistema vettore, e dopo tutta una serie di contatti che si trovano alla base, tra cui uno switch che dava l'accensione in fase di sgancio del satellite. Praticamente per questione di sicurezza, come aveva già accennato prima Paolo, quando viene montato il satellite viene sia alimentato tramite un connettore tenuto le batterie in carica, però tutto il resto viene messo off per evitare impossibili interferenze anche radio. Quindi viene spento, c'è un piccolo switch, una molla, quando viene sganciata, vedremo, vi spiegherò dopo come, lo switch rileva il distacco del satellite e comincia ad essere alimentato e di conseguenza a funzionare. Questo è l'assemblaggio finale per il lancio, quindi con tutte le sue caratteristiche, con tutti i suoi spazi, cavi, connessioni varie.
La parte sotto, parlavo prima di molla che veniva inserita in questo vano. Ecco, dentro un attimo. Per lo sgancio. Per lo sgancio e un perno che teneva praticamente in trazione, in compressione, la molla che doveva poi essere servire da spinta. Questo è un bullone esplosivo, non riesco a fermare sto coso. Bisogna tornare un attimo indietro. Come mai è un bullone esplosivo? Tutto pirotecnico. Allora, tutto pirotecnico doveva essere sganciato in un ben determinato momento, quindi c'era tutta una sequenza che la facciamo verso la fine. Logicamente prima viene scaricato, o meglio, lanciato il carico principale, che nel nostro caso era Spot 3, un satellite per rilievi di tipo ambientale, che era il carico poi pagante alla fin fine. Noi eravamo più il cosiddetto carico Zavorra. Era il secondo tentativo, il secondo lancio con l'ASAP, che è una piattaforma ausiliaria. Quello che avete visto nella foto prima, dove c'erano due ossa e i primi quattro manico. E per questo è stato anche più economico. Cioè utilizzavano i satelliti radiomatoriali come carico Zavorra per testare questo sistema. Noi siamo stati i secondi a utilizzarlo. E lo sgancio veniva, ti dicevo, in sequenza, prima il carico principale e poi tutti gli altri. Gli altri sono avvenuti in sequenza, l'ITAMSAT è stato il penultimo, l'ultimo è stato Eviasat, a distanza di pochi. E anche in funzione poi del tipo di orbita che gli si vuole dare e l'altitudine. La molla veniva compressa, adagiato praticamente il satellite sulla sua piattaforma, la molla veniva compressa e tenuta da un avvitato e tenuta in pressione. In mezzo veniva messo un particolare bullone esplosivo, che è quello che avete visto un attimo. Quello che questo, il perno veniva messo qua, la carica che qua dentro con un impulso programmato faceva saltare praticamente il perno e rilasciava la molla logicamente tarata con un certo grado di Newton per dare la spinta voluta. Questo è un particolare del flap di collegamento dei vari frame, e questo è il modulo che ha progettato qua Paolo, che è appunto cioè, su quel cosa là è quello montato in verticale, no? L'ARP cosiddetto. Quindi è l'unico interfaccia dei moduli standard. Questo sistema veniva creato praticamente una piccola LAN all'interno del considerate che questo adesso potrebbe essere fatto con un Arduino o una roba così. Quella volta là non esisteva niente, c'era un chip LSI e alcuni multiplexer. Però il funzionamento era concettualmente era lo stesso, l'unica roba che non era programmato da software, ma era hardware. Ogni modulo aveva tot pin di entrata, tot pin di uscita, per cui qualunque software scritto da uno che faceva software non gli fregava sapere cosa c'era nel modulo, ma sapere che quello arrivava solo su quel pin. E poi il classico DD25 che avete per le mani, ci sono tutti voi, lo stesso che è stato poi montato. L'unica differenza, ecco, fra quei moduli là era semplicemente il fatto che avevano fisicamente c'era un filo che diceva l'indirizzo. 1, 2, 3, 4, perché il master era la CPU che lo aveva incorporato e 4 con due pin potevamo decidere il posizionamento, perché da hardware doveva essere settato, non c'era, non era che lo riprogrammavi. E la particolarità in cui mi ricordo che era se uno di questi qua andava in corto si rompeva, gli altri continuavano a funzionare perché il circuito era fatto in modo che se andava in malora uno, gli altri continuavano a funzionare. Se non sapeva, gli altri funzionavano, non bloccava il tuo sistema. Sì, no. E qua abbiamo un po' sì, la storia di Tamsat, nato nel 1989 con Paolo, un po' più giovane, penso che fosse a Milano. No, era la stazione marittima. Non c'era ancora quella. Quello era non stato la prova. Sì, presentazione, quindi coinvolgimento di Trieste al progetto, che poi è abbastanza simultaneo a quello dell'incontro che ha avuto Zanni, cioè con l'AMSA Nord America, un accordo voluto dall'ARI allora per lanciare un primo satellite radiomatoriale italiano, satellite digitale, comunicazione packet,
Packet a quella volta, se ricordate, siamo appunto nell'89, imperversava. TNC2, qualcuno lo conosce? Qualcuno no? Una domanda, e perché Bozzelli? Perché no, un periodo dopo, come solito, cioè... Ma iniziavano un po' anche le appunto le tecnologie digitali, c'era cioè, imperversava il Packet come primo satellite, si voleva provare perché un qualcosa la... di. La classe Microsoft aveva il concetto del nuovo mondo, che era il mondo digitale, infatti c'era un gran casino in ARI, per questo abbiamo avuto molto vento contrario, perché l'Italia 8 CVS, questo però era per noi era un esperimento, perché si voleva fare un passo avanti ripeto, dove digitale in quel momento era Packet, non era una roba impossibile, era una roba che tutti potevano avere. E questi satelliti qua erano proprio nati con il presupposto di essere facilmente acquisibili da tutti. Infatti dei primi quattro, tutti hanno avuto successo perché sono stati Paxat, perché aveva il sistema di store and forward, Webersat, perché è stato il primo a montare una telecamera a bordo con risultati un po' deludenti, però veniva in Packet. Dove, che trasmetteva, parlava con DigiToker, diceva qualcosa e si mandava dati in telemetria. Ovviamente. E l'USAT, che era l'argentino, fatto per gli argentini, che trasmetteva le stesse cose che facevamo in teoria noi, cioè bollettini, telemetria WOD, cioè intera orbita, cose del genere. Però considerato che non agli occhi di oggi, ma in quei tempi là era una novità. Sì, chiaramente era la novità il Packet. Quindi non fare il trasponder, perché c'erano già comunque satelliti che avevano il trasponder a bordo, non come adesso che non c'è l'uno dell'altro. Quindi gruppo di Trieste, un po' più giovani e con meno panza. Però le braghe americane. Guardate che altro faccio, facciamo tre giri. Adesso non la stretta. Il primo a sinistra, Alessandro. Allora, questo è il gruppo diciamo di Trieste e questo è il gruppo milanese, che si è legato diciamo tutto al... Si sono fotografati sull'altro. Ovviamente quando si è trattato di andare a Kourou, nessuno del gruppo di Trieste è stato invitato. No, neanche è stato. Neanche accennato. Quello lì è il modulo dove vengono lanciati i satelliti. Sì, questa è la famosa ASA. Questo è l'ASA, si vede da qua che non è un pezzo di acciaio grosso così, questo è un Anycomb, è un nido d'Apple molto robusto, no? Questo qua è forzato, questa qua è la zona circolare della montata, queste sono le guide, che fra l'altro ci sono delle coppette, qua non si riescono a vedere, queste sono supporti dopo le guide. Le coppette di Teflon per dove stavano dentro le antenne ripiegate, perché non potevi tirarle dentro, no? Allora avevo una specie di tazza in cui stava dentro e girava, no? L'antenna era storta, quindi con una tazza di Teflon, mettendo dentro il satellite l'antenna stava dritta e si incastrava così. Nel momento che lo sganci l'antenna si apriva. Il classico metro. Ah, e si apriva e andava anche una rotazione? Le antenne stavano ripiegate perché non potevi stringere, no? Sì, sì. Quando il satellite si alzava, questo... andavano dritte, però seguivano il percorso della tazza che era dentro, quindi non davano da colpi d'altro. Poi c'è stato un coinvolgimento con il dottor Messarotti all'inizio, insomma, correggimi se sbaglio perché poi sono passati un po' di anni. Sì. All'inizio c'è stato così un coinvolgimento loro per chiedere un know-how, visto che si occupano di astronomia, ci hanno dato delle dritte, ci hanno dato supporto, ci hanno dato anche un posto dove trovarci e scambiarci un po' di idee. Da lì credo sia nata un po' l'idea e la proposta del modulo esperimento. Praticamente c'è stata la proposta da parte di Mauro Messarotti di implementare un ulteriore modulo in testa al satellite ITAMSAT con delle caratteristiche che a loro tornava utile per lo studio del Sole, dei sensori per monitoraggio del Sole, la luce del Sole. Sarebbe stato un addendum interessante per gli amatori, per l'AMSAT. E così è stato fatto proprio un accordo tra l'AMSAT Italia, l'ARI, una persona del Zani, il responsabile del
del progetto è l'Osservatorio Astronomico di Trieste. In questo caso siamo a Basovizza e lì è stato, con il direttore dell'osservatorio, è stato citato questo accordo. E là è partito tutta una serie di collaborazioni, ma non solo. È iniziata anche la progettazione di questo modulo. Qui ci sono un paio di immagini dove mi ha fatto vedere quel primo prototipo che avete visto all'inizio. E l'osservatorio si è esposto, Mauro Messarotti in primis si è esposto, ci ha dato fiducia a noi e a quelli di Milano, quindi ha fatto tirare fuori un certo fondo, diciamo, e ha realizzato intanto la control station, o meglio la command station, proprio per il modulo che era in fase di progettazione. Quindi ha comprato gli apparati, là c'è una, se ricordate, di K232, è stato montato anche un bel traliccio nella base, siamo più o meno a 8 metri, e un sistema di antenna appunto con tanto di tracking, sistema di tracking. Una foto un po'. Hanno le antenne incrociate perché non c'è nessuno che deve dormire sotto. Siamo a Basovizza qui, eh? Quindi è stato sviluppato, da parte mia c'è stata una collaborazione anche qua sulla meccanica, io ho lavorato più sul frame, sull'altezza del frame, loro hanno lavorato sapendo loro cosa volevano poi montare sulla parte dei circuiti e dei sensori da montare. È stata una soddisfazione anche perché sullo stesso frame è stato riportato anche il nome. Questo era, meglio, il disegno poi, che doveva essere il disegno finale di inglobamento del modulo esperimenti con il resto di TAMSAT. Un assemblaggio virtuale di allora, come ripetere, con un autocad di allora, e un esploso tanto per far capire la sequenza dei moduli. E l'altezza è decisamente diversa dallo standard del 4. Questa è la reazione poi finale che poi, torniamo a ripetere, non ha visto l'assemblaggio, che non mi ricordo neanche come si sono giustificati. Allora, raccontiamo l'aneddoto cattivo. Noi, la mia idea era fare l'ITAMSAT, poi cioè, partecipare a lui, la parte meccanica collaborò con me, andare avanti con l'osservatorio astronomico, con Mauro, si pensò nell'entusiasmo, noi siamo molto entusiasti delle cose, ci crediamo, andare avanti. E proponemmo questo esperimento di misura della luce del sole da parte dell'osservatorio con questi quattro sensori qua, quattro e quattro dall'altra parte, che era una roba molto intelligente perché avremmo saputo esattamente come stava il satellite in orbita dalla telemetria, perché avremmo usato un canale dell'esperimento per ricevere delle informazioni che avremmo fatto lui sul Terra. Come faceva a sapere la posizione esatta del satellite? Grazie a questi sensori qua. Questi erano montati in modo che a seconda della luce proveniente con gli amplificatori, tutto qua l'elettronica era fatta dall'osservatorio astronomico, potevamo sapere qual era l'angolo con cui arrivava la luce del sole. Siccome erano filtri dotati di filtro per un particolare tipo di lunghezza d'onda, in particolare un filtro di Lyman, potevamo essere sicuri che quella non era la luce di una stella, un riflesso di un altro satellite, un UFO che arrivava, ma che arrivava la luce del sole. Questi cosi qua dovevano dare questa posizione. Nel frattempo servivano allo tipografi per essere sicuri che la luce arrivava dritta e quindi i quattro sensori laterali avrebbero ricevuto l'immagine dal sole, quindi presa la foto che serviva. Risultato, questo oggetto che noi abbiamo portato avanti, l'osservatorio anche, non aveva mai, guarda caso, ricevuto per iscritto l'ok a farlo da parte del capo, del direttore del progetto, che probabilmente ha tenuto tutto nascosto perché aveva una paura evidentemente che non andasse, ma paura di essere offuscato per bravura. Sì, non c'è mai stato un documento in cui ci fosse da parte di Ario, di osservatorio astronomico, la scritta che doveva essere montato questo esperimento. Hanno giocato su questo, il risultato ITAMSAT è andato su con un esperimento dell'accidente, perché questo modulo non è mai partito, e dentro avevano un modulo 9006, quell'esperimento a 9600 millisecondo che non ha mai funzionato. Più che altro l'hanno ritardato. Perché non l'avevamo fatto noi, non sapevamo di cosa. Hanno ritardato tutte le certificazioni, tutte le prove, tutti i test di vibrazione e di vuoto.
perché siamo arrivati talmente stretti verso la finestra di lancio che in realtà non c'è più tempo, non possiamo montarlo. Questa è stata, diciamo, la giustificazione che hanno dato loro. Però non c'era, ripeto, nessuna scritta. Purtroppo noi facevamo i radioamatori, noi facevamo i tecnici, non facevamo i legali. Qualcuno gioca su un questo è il motivo per cui l'Ari, non sono più iscritto all'Ari da tantissimo tempo, non voglio più. Ma questo è stato uno dei motivi che io ho finito di fare il radioamatore per anni, perché non ho conosciuto Mauro. Ha un corso, il primo corso qua, il primo corso sulle antenne. Anche qua, immagino un po' sbiadita, questa l'avevo messa, ma l'aveva messa anche Paolo prima, è il test di vibrazione, la piattaforma che simulava sia sulla CXY, cioè questo in poche parole, sia sussultore e ondulatore, come si parla un po' in ambito del terremoto. E si simula. Le certificazioni dove vengono fatte? Allora, i test sono stati fatti a Tolosa. Quelli di volo sì, ci sono delle aziende anche a Milano, noi abbiamo del gruppo dei milanesi, c'era anche gente che aveva General Electric e qualcun altro aveva conoscenze comunque con il Politecnico di Torino e hanno dei sistemi di vibrazione anche là. Comunque normalmente sono fatte, se sono robe di ESA o sono fatte a Tolosa o addirittura sono fatte su a Norwijk in Olanda. Comunque sono cose che devono essere fatte almeno una sola volta per verificare la meccanica, perché devi rispondere, c'è un documento particolare, quindi devi rispondere a questa frequenza sulla 6X, questa frequenza sulla 6Y, che sono le vibrazioni introdotte dal vettore. Ma possono essere dei test separati, se si gira l'oggetto? No. Questi sono test solo per il lancio, cioè questi test di vibrazione sono solo il lancio, perché una volta che tu sei libero, come dire, loro hanno esaurito il contratto, sono affari tuoi, se funziona o meno. Mentre la cosa peggiore è il lancio. Sì, no, ma volevo dire, in particolare del test di vibrazione verticale, possono essere fatti spostando l'oggetto. No, è proprio sono un test che vengono fatti in contemporanea. Tutti i documenti che ho, di cui ho avuto accesso, che ho ancora copia di Ariane, stabiliscono esattamente i tre assi su cui tu fai sempre riferimento. Quindi dici tu. Il tuo satellite sarà fatto così, verrà montato così, non è che tu lo fai così e poi lo monti così, lo fai e lo provi in questa condizione, che è quella con cui devi montare. Esatto. Tra l'altro devi fare anche un calcolo teorico ma anche pratico poi del baricentro. Sì. Per intenderci, il baricentro lo trovi anche mettendo dei bilancini sui quattro supporti del satellite che caricheranno il vettore. Ti tiri fuori la risultante del baricentro, no? Di spinta, perché sennò rischi di lanciare anche storto. Anche se c'hai delle guide di uscita, però sono minimali. Aumenta il lancio. Rischiare anche peggio ancora che vada a sbattere contro qualcosa. Come sembra poi, tra l'altro, sia successo per il caso. Di poco. Crociera che va agganciata sull'ASAP. E la struttura del satellite in fase di prelancio e di montaggio, diciamo, sulla piattaforma. Cioè, vedete proprio il momento di. Quello è come se fosse stato sganciato, lo vedi tutta la parte sotto, la mole, tutto il resto resta sotto. Sì, la mole è posizionata, semplicemente poggiata, qua c'è il perno, va inserito dentro, nella mola, tirata. Qua si vede il bianco delle coppette che dicevo prima, delle tazze che tengono dentro l'antenna. Se non andarlo a sbattere sulla terra. Sì, sì, per non farlo. Rischiano anche di rovinarsi. Questo è l'altro, l'ultimo fratello gemello praticamente di Tamsat. Appunto particolare, manca l'avvolgimento in queste coppette di Tefro. Quello era Mark Canavati. Questo è l'ultimo satellite che è stato sganciato. Una vista di assieme, io ho visto sulle caratteristiche che era possibile metterne fine 8. Questo è un lanciatore russo? Questo? No, Ariane 4. Questa è l'ASAP, vuol dire, è un acronimo in francese, che vuol dire struttura multipla di lancio, ASAP. Questa qua è la corona sotto corrisponde esattamente alla parte finale dell'Ariane 4. Mentre la corona sopra che vedi è quella che serve Ariane Structure for Auxiliary Pilot.
la corona dove c'è dentro la persona, la in realtà è quello che è l'adattatore verso il carico principale che sta sopra, in pratica va su una specie di cilindro, praticamente a seconda delle dimensioni del carico principale. Siccome c'era Spot era grande come un pulmino, non so se io ho avuto la fortuna di vederlo durante le prove su a Estec, grande come un pulmino. Se vedi la persona qua sotto, sì. Ah, è quello lì, c'è la carico principale prima della chiusura nell'ogiva in testa da Silda. Silda o Spenda hanno cambiato i nomi nel corso del tempo, comunque strutture di protezione dell'ansement, qualcosa del genere, qua si nota i cablaggi per il bullone esplosivo ad esempio. Il satellite è pronto per la chiusura finale. Ecco, qua si vede anche bella la tazza che ti sei sicura. Sembra riguarda il nuovo esplosivo e qua era l'inserimento appunto del bullone prima agganciare tutto alla piattaforma. E qua è la vista finale prima della chiusura. Lancio previsto 24 settembre. Grazie agli sponsor c'è stata anche una copertura della diretta trasmessa da Tele 4, se ricordo bene, era verso le 2-3 di notte. Eravamo a Tele 4 quel giorno a vedere la diretta, se non confondo le giornate, perché in realtà il 24 settembre non è partito per causa di condizioni meteorologiche. Stiamo aspettando la fine della giornata dicendo che siamo di là per niente. Noi siamo andati lì, infavorati, pronti questo lancio, gli sponsor avevano pagato qualcosa per farci vedere questa diretta, parte la diretta, aspetta, prima finestra di lancio, e no, è rimandato di un quarto d'ora, seconda finestra, mi pare c'erano 3 o 4 finestre di lancio. Alla quarta, lancio abortito dal direttore del lancio è rimandato, quindi ci siamo fatti la notturata, pazienza, ed è stato lanciato 2 giorni dopo, però non c'era né copertura della diretta. So che io quella sera sono andato a dormire, ho detto vedremo domani in qualche modo. Nel pomeriggio arriva una telefonata, era Zani da Curufa, guarda che lanciamo. A cagare. Vabbè, comunque sono riuscito a beccare il primo MBL, il primo messaggio udibile dopo Cuba, perché ho dovuto aspettare un'orbita. Cioè, personalmente ho scoperto dal televideo che era stato lanciato. Il mattino dopo mi sono alzato. Giustamente, non c'era YouTube, internet, streaming. C'è tutta sta fatica per... Però queste 4 aveva registrato. Ecco, qua era... giusto abbiamo un problema, esatto. Il direttore del Lazio che chiamava Zani perché non c'è poi. Ultima foto dopo vi lascio, penultima. Questa è tratta sempre dall'Arian Space e si vede un attimino quella che era la fase del lancio Kourou, non si capisce anche dov'è, della Guyana francese, la fase di lancio. 24 minuti dal lancio iniziava la fase di sgancio dei Microsoft. In realtà lo Spot 3 veniva lanciato in questo punto qua, a seguire gli altri, Stella e tutti gli altri. Per ultimo, sopra il Canada, lato oceano Atlantico, il TAMSAT è saluto. Quindi siamo a 24 minuti e 30 secondi dopo. Di più 10, meno 10 a seconda del ritardo della fase di lancio, se veniva rispettato il tempo all'H0, se invece si lanciava prima o dopo c'era un certo margine di tolleranza. Questa l'ho messa per ricordare il dopo, come accennava adesso Paolo, la mattina dopo il satellite sì, veniva sganciato, però era una fase dormiente, bisognava dargli un comando. La Coma Station era a Milano, era tutto pronto, grazie a quella volta si usava molto Instant Track, hanno aspettato il passaggio favorevole, non c'era nessun ritorno, cioè non c'era nessun dato telemetrico o un possibile ascolto
proprio per il fatto che era spento, hanno dato il comando e il risultato poi c'è stato immediatamente, nel senso ha risposto al comando e ha emesso la solita pernacchia confermando la venuta accensione. Se ricordo, praticamente è andato tutto bene. Allora, è andata bene, eccetto un piccolo problema, infatti di sgancio che probabilmente non è uscito come doveva, e quindi invece di avere un assetto regolare, cioè di rotazione intorno al proprio asse, ha avuto un assetto di tipo conico, cioè girava sì sul proprio asse, ma dopo nel tempo proprio... si è stabilizzato, no. Questo è rimasto. No. Andate a vedere gli articoli che ho scritto quella volta per Radio Rivista, in cui ho esaminato i wall orbit data, cioè i dati in tutta l'orbita, dimostrando, combinando i vari, misurando i corretti dei pannelli, avevo ricostruito il moto conico, cioè lui ruotava, ma invece di ruotare così lungo l'orbita, ruotava così lungo l'orbita. Spiralava. Mi ricollego un attimo all'orbita, dopo chiudo con il discorso. La scelta dell'orbita è dettata dal carico primario, dal vettore. In questo caso era di tipo circolare, polare. L'inclinazione rispetto all'equatore, andando in senso antiorario, era di 98 gradi. Quindi si vede qua dalla seconda immagine, leggermente inclinata. Eliosincrono, ciò permetteva la copertura praticamente totale della Terra. Girando praticamente sempre sulla stessa orbita, che nel caso dei geostazionari è lungo l'equatore, in questo caso è praticamente perpendicolare, grazie alla rotazione della Terra praticamente tu facevi effetti della Terra e quindi avevi la copertura nell'arco di almeno 12 ore, sapevi che il satellite saresti riuscito ad acquisirlo. Avendo il compito di un store and forward, come era stato concepito il satellite, avevi la garanzia che questi messaggi venivano caricati e scaricati nell'arco di 12 ore. E i tempi di acquisizione, grazie all'orbita, grazie all'inclinazione, grazie all'altitudine, i tempi di acquisizione di Thomson erano al massimo, nell'orbita più favorevole, di 15 minuti. Quindi rispetto anche alla ISS che riesce sia no intorno ai 6 minuti massimi, essendo molto più basso, siamo a metà più o meno, avevi un tempo di acquisizione anche abbastanza buono e il movimento, il tracking di queste antenne non era così veloce come accade per il Thomson. Quindi avevi tre orbite ascendenti, cioè nord e sud, e altre tre orbite discendenti, che si spostava praticamente l'asse, diciamo, nel passaggio dei satelliti, quindi avevi tre orbite, sei orbite in totale, tre ascendenti e tre discendenti. Altre cose adesso non mi vengono in mente inerenti all'orbita del su, cioè. Su che frequenza era la telemetria o è? Trasmetteva su 4.35 mi sembra, non sbaglio. Allora. Può scrivere il sondatore. Che fra l'altro, piccolo aneddoto, è un sottomultiplo di uno dei quarzi 27 mega, perché per riuscire a fare il trasmettitore non trovavo il quarzo, ho calcolato che un quarzo CB funzionava. Infatti dentro uno di quei due moduli, quelli sono due moduli principali e secondario, ha un quarzo CB, che a quell'epoca, prima che arrivasse l'ordine di fare il quarzo, una roba e l'altra. 4.35 è 8.67 e 4.37 è 8.22. Mentre i ricevitori erano salti da 145.75 fino a 9.50 con un ricevitore messo in banda SSB per sicurezza, ma non molto necessitato. In totale siamo arrivati a 3.000 ore uomo per la progettazione, 5 anni di sviluppo fino al momento del lancio, costo stimato 160.000 euro pagato, non si sa. Comunque, pagato, presumo dal discorso con
con Paolo e col gruppo ci siamo fatti un po' di voli a Milano, loro sono venuti qua in occasione con l'osservatorio. Non mi ricordo per quale motivo sono venuti in auto con il satellite, ma non in aereo. Probabilmente non poteva essere caricato. Chi? Il satellite. Il modulo. Mi ricordo che è arrivato, ha aperto il bagagliaio, c'era dentro il satellite. Non mi ricordo. Mi è rimasto impreso. Mentre gli altri sono arrivati in aereo, qualcuno si è preso l'antica di venire a Trieste. Non mi ricordo, forse per servire già con l'Italia che prendeva la valigia e andava chissà dove. No, probabilmente non le lasciavano portare in cabina. Comunque no, è stata un'esperienza dal punto di vista professionale radiomotore molto interessante, perché abbiamo scoperto tante cose, alcune così. Abbiamo magari presentate in maniera volutamente soft, però c'è un lavoro abbastanza da dietro. Credo che oggi, con tutte le facilità che ci sono, non si riesca più a fare una roba così, tra virgolette, bella e con entusiasmo, perché perderesti tutto il bello della difficoltà. Sì. Non è masochismo, ma è serio per fare solido il background. Proprio un satellite fatto in casa, nel senso che lui a casa sua, io a casa mia, Nottingham, disegni a tutte le ore. Qualcosa anche sul lavoro, sinceramente. Quello che è mancato rispetto a quello che era l'AMSAT, probabilmente anche l'AMSAT Project Oscar Association, anche loro devono aver avuto qualche problema, però ecco, rispetto a quello che si sentiva, mi sarebbe piaciuto che andasse avanti in un'altra maniera. Invece da questo AMSAT poi è nato il problema così della gestione delle prove, sono nati questi accidenti di UNISAT, con la sapienza, che non hanno portato, quello che mi spiace di più, che non hanno portato niente alla comunità radioamatoriale, cioè non ci hanno fatto venire entusiasmo, non ci hanno portato nuovi radioamatori, dei bravi nuovi ingegneri, no, hanno solo creato rivalità, invidia, sfruttato, in un certo senso sfruttato, un po' come venissero a mangiare l'erba del tuo giardino. Ma probabilmente loro interessa solo le frequenze radioamatoriali, l'uso della frequenza. Assolutamente. Dal mio punto di vista, l'interesse loro è quello di guadagnare soldi per vedere che fanno delle cose, perché scrivono. Prendono un po' di finanziamenti pubblici. Bravo, esatto. Sì. Guarda caso, quando abbiamo fatto il discorso dell'ARIS, eccetera, eravamo con la gestione spaziale italiana, quando c'era ancora il presidente della Sergese, che adesso è stato eliminato. Chissà perché, abbiamo fatto della roba, questi che spendendo dei soldi, delle robe, tutto a posto, tutto bene. È un ambiente molto complicato, perché c'è un giro di interessi, di soldi, notevolmente, e di quello che tu pensi. Si rovina sempre tutto dove c'è il giro di soldi. Io sto ancora qua per il modulo, sì, questo che vedete qua è arriva proprio dalle profondità dei miei magazzini. Era il primo modulo in cui avevo fatto le prove per verificare che il trasmettitore andasse. Questo era l'ART, uno di quei moduletti da interfaccia, no? Questo qua era l'alimentazione, il modulo che non ha un sistema switching per alimentare i trasmettitori consumando meno energia. Idea di Mattias Widman, tra l'altro. Questo era il primo trasmettitore, questo invece è fatto proprio sul sistema di volo. Questo qua è proprio una meccanica come quella che avete visto sul caso. Se non erro è anche trattato per il volo. Sì, sì, era uno di quelli fatti così. C'erano delle cose che avanzavano evidentemente, e altre invece che mancavano completamente. Questa invece era la versione della CPU fatta apposta. Qui vedete i flat che servivano a collegare. Già dall'inizio avevo pensato di fare due in moduli diversi. Questa era la CPU, un NEC V72 se non sbaglio, NEC V40, un 80-186 della NEC. Questi invece sono le porte seriali che gestivano i ricevitori. Qui c'era il DMA e poi c'era ancora la scheda della memoria. Queste qua erano le prove fatte per vedere se andava. Una volta funzionato, infatti vedete c'è scritto ancora l'Apple, ho scritto l'MBL, no? Microsoft Bootloader. Questa qua è stata fatta da quel ragazzo, Alessandro, tuo capo, che abitava a Ronchi, poi è andato a fare il progettista a Taiwan, diventa famoso da tutto il suo.
era stato l'unico che aveva fatto, preso in mano l'assembler che aveva preparato Bob McGuire, N4HY, per i Microsoft, immediatamente li tenevano tutto segreto, mi sono ristudiato a casa e ho fatto andare il macro, il bootloader funzionava. Invece questo qua, come avete visto prima, questa qua era solo una copia di tutti i circuiti. Bello da vedere, come diceva prima Corrado, che io avevo i circuiti, gli schemi elettrici, sapevamo quattro le dimensioni, quella volta non esisteva l'Altium che fa direttamente il 3D. Io davo a lui posizione e dimensione dei componenti e lui ha ricostruito il tridimensionale perché non si poteva fare prima l'analisi. Come vedete, questo qua è un sandwich, e anche se non vi rendete conto, i circuiti stampati erano fatti in modo per cui se un circuito aveva il componente montato di qua, quello dall'altra parte ce l'aveva montato di qua, e i due dovevano essere fatti così per evitare di toccarsi. Per questo motivo siamo riusciti a stare in 4 PCB e 4 cm. Altra roba, il tutto fatto con il buco in mezzo per poter evitare la vibrazione, e le connessioni fatte attraverso flat per poter collegare i moduli. Questa, nei primi Microsoft, non esisteva. Cioè, questa qua era stata commissionata a una ditta americana, questa CPU, e gliel'aveva fatta per non mi ricordo quanto migliaia di dollari. Questa qua era l'unica fatta noi che ha funzionato. C'era un EDAC 256K, memoria correzione di errore, no? 8 bit di memoria e 4 bit di sicurezza. Per cui, con un circuito non pilotato dal PC, cioè una logica, io metto su, invece di mettere 8 bit, ne metto 12, mettendo 4 bit particolari che sono l'eventuale correzione che io devo ripescare poi. All'uscita automaticamente il circuito leggeva l'indirizzo, dai 12 bit ne recuperava gli 8 effettivi. Per cui anche se arrivava un single event upset, cioè un componente veniva bombardato, fino a un massimo di 4 bit, massimo, riuscivamo a recuperare, mettevo A, veniva fuori A, anche se veniva bombardato. Il progetto è stato fatto da Gervasini, Italia 2G e K, della parte memoria, io solo ho fatto il PCB. Il G e K perché mi era fatto il PCB? Perché G e K, lavorando alla General Electric, mi diede, quella volta, pensa che roba, il primo ORCAD, che era protetto, che non si poteva, invece loro avevano una versione d'acqua, siccome il lavoro da fare era un lavoro, lui mi diede la copia. Mi ricordo che di questo qua, ORCAD a quell'epoca, facevi sì lo sbroglio dello stampato e tutto quanto, però il problema fondamentale era creare la netlist. Di questo coso qua, tutta la netlist era fatta con un editor ASCII, scrivevi R1A, R1B va a collegarsi su IC412, che corrispondeva al pin. In questo modo qua, corretto a mano le robe là, errori zero. Incredibile, però non vi dico quante ore, tutto solo ed esclusivamente a me. Tante ore, non tante ore. Avete qualche altra curiosità? Domani. Siete distrutti. No, l'unico problema è che al limite se no facciamo sulla lavagna, se non avete capito il discorso dell'internet, attitudine, controllo temperatura. No. Tutta la meccanica deve essere molto robusta come meccanica, perché doveva dissipare attraverso la meccanica per scaldare il sistema. No, ci sono delle domande, ma possiamo fare anche come. Ma vuoi che adesso è l'una, andiamo a mangiare? Okay. Dopo. Tiriamo fuori tutta la parte. Ho fatto vedere a lui questo qua, è l'unico stampato che ho ufficiale, vedrete che c'è sulla scritta della AMSAT e della RRL. Questo è il circuito del carica batterie, del battery charge regulator, il modulo quello delle batterie, che aveva il compito di regolare il punto di lavoro dei pannelli. Ma l'AMSAT faceva ancora parte dell'ARI o? No, allora, molto complicato, perché all'epoca in cui abbiamo fatto il TAMSAT, l'AMSAT Italia non era ARI, non era niente. Era chiamata AMSAT Italia perché c'era l'ARI, perché c'era così, perché qualcuno faceva comodo così. Legacy, Italia 2 KBD e Italia 8 CVS. Fra i due c'era lo scontro fra KBD in digitale, 8 CVS l'analogico. Siamo capitati in mezzo noi
è una mia opportunità, un'AMSAT Italia che sia AMSAT Italia. Ci siamo poi, dopo tutto questo casino, costituiti, perché non esisteva. Una volta costituiti siamo stati odiati da tutti quegli altri. Adesso non so più come va a finire, perché dopo 12 anni di essere presidente di AMSAT Italia ho smesso, ho detto basta, fate voi perché non ce la faccio più, e stiamo andando avanti. Non so con quelli risultati, se positivi, negativi. Io ho cominciato a sconnettermi anche dall'AMSAT Italia con la delusione della TV digitale a bordo della ISS, che non condivido. Io ho lottato all'ultimo meeting a cui ho partecipato lì a Novaik, al centro spaziale dell'ESA, con gli americani, con tanto di supporto dei miei, erano d'accordo, ho cercato di dire non montiamo la televisione digitale, montiamo la televisione analogica. Adesso. Perché tutti faranno televisione con i ricevitori, con i ricevitori SAT. Cioè, abbiamo speso 60.000 euro di antenne per avere le antenne sopra il Columbus. Facciamo gli europei. No. Gli americani con sorriso, ma soprattutto i tedeschi volevano digitale. Il risultato è che alcuni italiani, dei nostri, hanno deciso di accettare il coso pur di farlo. Il risultato è stato fatto un sistema di cui noi abbiamo messo solo il nome. Perché tutto il resto è roba comprata e fatta dalla casa di Livorno. Che non so se sia operativo. No, funziona, quella roba là deve funzionare, è già commissionato e funziona, però funziona per pochi eletti. Eh sì, perché nessuno. E allora? Ma i tedeschi SR System, alla fine. Sì. Ma anzi, anche là, senza attenzione, senza niente, va sotto il nome di AMSAT Italia e di Kaiser. Kaiser Livorno, che è una delle ditte certificate per fare lavori di questo tipo per l'ESA, altrimenti ti non ti fa niente. Allora a quel punto là non siamo più la dematoria, diciamo che si faccia una cosa e la commissioniamo. Commissionataria, però non c'è nessuno che guarda, perché... Allora, nella storia non molto recente, ma neanche molto antica, io due volte ho presentato due progetti per l'uso del Columbus, di cui uno l'avevo presentato insieme a Nico Palermo, no? Per fare un transponder di tipo analogico e digitale incorporato, nel senso che stessero insieme. E avevamo fatto proprio un bel lavoro, presentato anche in inglese, non è servito a niente. Quindi non in tempi molto antichi. Però perché? Perché, non so, alla fine gira l'interesse economico. Probabilmente qualcuno aveva intenzione a far sì che sia digitale, solamente... Sì, ma il problema è questo, i tempi di acquisizione sono brevi, esatto. E quindi il segnale deve essere una certa qualità, e alla fine rimanevano 2-3 minuti di acquisizione. Io nelle riunioni con il gruppo dell'Aris, gli ho chiesto, fate la domanda, gli ho detto, forse probabilmente non ho parlato bene in inglese, non so, non ho espresso la mia cosa. Qual è la cosa che dà più soddisfazione? Vedere una bellissima fotografia a colori con risoluzione 10.000, ma che non te ne frega niente, cioè a te non piacciono i fiori, però sono bellissimi. Stiamo trasmettendo una bellissima foto con 12.000 colori. Boh. Oppure vedere la foto, cioè intravedere il tiro che ha fatto il tuo terzino di fiducia, eccetera, che sta facendo il gol che la tua squadra aspettava da 10.000 anni. Quale delle due fa più effetto? Quella che hai visto benissimo ma non ne fregava niente, o quella che hai intravisto ma ti interessava? Evidentemente non sono riuscito a rendere questa idea, io spero di averla resa a voi. Sì, ho capito. Cioè, non sono per non fare la foto, ma noi abbiamo bisogno di qualcosa che si potesse intravedere ma che desse soddisfazione per continuare nella... Sì, come le imprime di tutti i russi. Sì, beh, lì è chiaro il ruolo dei monotematici, però... Però anche a farla in SSTV va bene così, piuttosto del meno. Ma secondo me è sempre un po' il discorso di fare le cose, perché beh, hai visto, una volta scomparso Oscar 40, sì. Dite, cioè, mi piacerebbe sapere che qualcuno di voi dicesse no, hai torto, e scoprire che io ho torto, nel senso così, cioè che qualcosa mi è scappato. Dopo Oscar 40, zero. Qualcuno fanno. Sì. Voglio dire, cioè non so se voi conoscete dei cosi, te conosci Viusat? Hai sentito parlare di Viusat? Sì. Cosa sai di Viusat? Poco. Beh, tu
sai che io ho costruito il prototipo del trasponder di ViewSat che è andato in India, è stato provato da ISRO ed è tornato qua e non abbiamo fatto più niente. Perché non ci stavano i soldi? Sicuramente è legato a quel discorso lì dei soldi. Non ho ancora in cantina, il moduletto. Cioè, mi è arrivato ancora a casa la lettera ufficiale del riconoscimento dei problemi che loro hanno trovato su un oscillatore locale, era troppo alto, ma non mandava un sistema a scatoletta fatto così, eh? A nome, l'ho fatto via a nome di Amazon Italia, con i soldi miei. Poi torna e dice, guardate che se lo facciamo, e lo lanciano, detto, e i radiomatori italiani hanno fatto un passo indietro, ho detto io sono di tutti i miei, non li metto, mi metto una roba del volo. Non so poi. Non so poi, ho detto no, ma... E così siamo tornati. Per dirti, che non so, quello là è un trasporto, se hai piacere di lineare. Dopo sai cosa hanno montato? Il trasporto lineare dell'olandese. Perché girava il mondo, non so come cacchio lo faceva girare il mondo, ma che dava tutti quei soldi. Deve avere il genitore lì. E qualche sponsor che aveva. Allora, indifferente. Comunque, fatto sta che alla fine il mega, praticamente lui, rispedendo il trasponder mio, perché abbiamo fatto praticamente una cosa in concorrenza. Amsat Italia e questo qua, solitario. Poi alla fine, in realtà, fra virgolette, due concorrenti soli, perché lui faceva per conto suo, io facevo per conto mio, perché quando mi sono girato l'Amsat Italia non era più. Vai, come Brancaleone. Vai. E penso che Paolo, con tutta la roba che ha nei cassettoni, ormai può tirare su un museo. Sì. Qualche volta resto scioccato. Comunque ho notato che ha molte più foto di quelle che vuol dire. Si vede che mi ho messo sotto un cuscino. Sì, no, ma avevo tutta la documentazione. Anche, abbiamo raccolto poi un sacco di informazioni, anche ufficiali, l'ESA, cioè abbiamo tutte le normative eccetera che ci sono servite per consultazione anche per poter poi andare avanti. Sì, nel tempo comunque ho tenuto tutto quanto. Dovrei avere anche i frame che non li ho trovati sinceramente, ma... Devo dire perché qualche tempo fa, qualche anno fa, non so per quale motivo era così, Gazzagni mi telefonò, Alberto Zagni 2KBD, con cui non parliamo da un lungo tempo, no? Mi telefonò a casa spudoratamente chiedendomi se vi mando la raccolta di tutti i disegni, di tutte le informazioni, perché noi, se voglio, lui dal punto di vista meccanico ha fatto un lavoro, non ve lo devo dire, ma voi sappiate, io a casa le copie dei disegni e disegni dell'AMSAT, su cui poi ho rifatto l'ingegneria, rifatto le cose, alcune robe fatte uguali, altre modificate, io li ho tutti, me li hanno dati, io ho firmato che li ho ricevuti e sono miei. Certo. Infatti questo qua a Milano voleva il capo del progetto che rimandasse perché lui non ha più la documentazione. Per scherzi, tutto sul museo, in casa mia. Veramente. Con tanto di firma di John Jenking, con i trofei. O come la QSL del RS3A, una cartolina che vederla così è una roba da tipo carta igienica, però cioè, arrivava dalla Russia, oppure quella del Mars Global Surveyor. Quella è la soddisfazione. Non ne cediamo mai a nessuno. Alberto Zagni l'ho visto 2 anni fa per il sciacco che vedeva l'antenna. Non lo so. So che l'anno scorso mi avevano Francesco Paulis, UGF, il capo UGF mi aveva telefonato dicendo se ci saresti per fare un nuovo satellite. Ho già dato. Non credo che abbia fatto niente. Penso che stessero cercando qualche roba con qualche ditta. Ma questo sarebbe stato un bel lavoro da fare alle scuole. Sì. Studenti. Questo qua. Almeno capire un po' tutto. Il sottoscritto è andato con i disegni meccanici della presentazione, presso delle volte a quell'epoca, dicendo l'elettronica magari potevo mostrare, ma la meccanica dovremmo farla con la meccanica del volta. No. Burocraticamente se è troppo complicato. Io sono da sulla via. È giusto? Al volte, se lo so. Trieste è una cosa proprio triste. Cioè non avremo qua a Trieste, dobbiamo fare scuola, potremmo divertirsi un po'. Proprio da questo punto di vista, o te fatti, o non fai. Io una volta sparso diversi. A parte la giornata, devo dire la giornata un po' critica per il voto, perché adesso
cioè scrutini, cioè sciopero degli scrutini, quindi praticamente stiamo tutti quanti arrivando verso la fine, no? I ragazzi sono quindi una giornata un po' critica, ho sparso diversi volantini da destra e a sinistra, e ho detto una giornata bellissima, un ricordo fantastico l'anno scorso, però praticamente questi qua sono i numeri, no? Vuol dire un momento un po' critico, no? L'anno scorso sono stato dalla presa del Volta e ho detto sarebbe bello ospitare, no, al Volta la sezione delle comunicazioni ha responsabilità, sono persone che entrano dentro, no? Poi dopo gli amici, no? Per gli amici non c'è problema, no? Quindi entrano quando vogliono, no? Bisogna sfondare dei muri invisibili che esistono, no? Sono molto... Ancora una tristezza. Il mio grande orgoglio era quello di riuscire in qualche maniera... Io ho fatto il Volta, sono un perito del Volta, quindi sono il Volta. Il Volta qui è vero, perché mi ritengo fortunato, perché ho fatto quando era in cui la scuola... Non il Volta, la scuola valeva molto. Il mio orgoglio principale era quello, chissà se un giorno riuscirò a presentare quel che faccio, quel che mi piace, il mio lavoro al Volta. Sono riuscito ad arrivare a questo traguardo attraverso l'associazione degli ingegneri elettronici, di cui il segretario era un mio amico, un mio conoscente, fra l'altro un mio cliente, perché così, no? E buttando in ridere così, perfetto. Lui organizza, non mi ricordo quanti anni fa, organizzare un'aula magna del Volta durante l'orario di scuola, tutti quanti così. Mi ho presentato i TAMSAT, cioè parte di questo lavoro qua, all'epoca più conciso, più semplice, fatto magari con i slide invece che con la presentazione PowerPoint, a tre professori. Non era nessuno in aula magna, nella mia scuola, durante l'orario di scuola. Non ti dico la soddisfazione di uno, sono stato all'Università del Sarri, ho presentato l'esperimento dell'osservatorio, non ti dico l'aula magna perché era. Sono stato alla Sapienza di Roma, sono stato al Politecnico di Torino, al Politecnico di Milano, a casa mia tre professori, che fra l'altro mi conosceva, era là perché mi conosceva. Io ero solo il professore di Italia. Questo fa molta tristezza, non nel fatto che preferivo che avessero l'applauso, no, nella tua città, con la tua gente, hai ragione, nessuno è profeta in patria. Come giocare? Ma la foto, tra l'altro, qui in qualche foto hai visto il modello dei TAMSAT. Quel modello dei TAMSAT è un modello che sta fatto da alcuni radiomotori di Trieste, meccanici, con dei pannelli solari veri, regalati da una ditta a Gianfranco Dalla Porta, che mi lega da Diami, che li monto sul pannello. Quel coso là che funzionava, a un certo punto, fra virgolette, sono diventato un dispetto per l'associazione radioamatori di Trieste, dell'ARI, il SEGA ha catturato la valigia che mica avevo fatto costruire per tenere il modello stesso, e quel modello da ormai più di una quindicina d'anni, chissà dove cacchio sta, all'interno dell'ARI, e non può usarlo nessuno, perché se per farmi fastidio ha un triestino. Se questo non lo sapeva, lui ve lo confermerà, perché... uno dei tanti punti, esatto, cioè noi adesso potremmo mostrare l'ITAMSAT, ma non potevamo farlo perché il mio modello, nel certo senso mio, perché ero responsabile di quella roba, era del mio, me lo va praticamente rubato e lo va usare qualche cantone, non mi sa neanche devo scrivere parlare, perché se lo capissi lo parlare, lo tengo io per far vedere le cose, ok, mi sta bene, va bene, perché sono più bravo del mio, fa più pubblicità, più cose. Beh, bravo, no, da quel momento sparito, non l'ho visto più nessuno, quindi è già qua, va meglio perché siamo in un centro internazionale. Quindi prima ti sono considerata in parte qui. Esatto. Come le sei considerate? Le considerà scomoda. Ragazzi, andiamo a